Buon pomeriggio a tutti. Chi, come me e come molti dei presenti, svolge la professione di agente immobiliare ha un grande privilegio, che rappresenta anche una consapevole e importante responsabilità, quella di aiutare le persone a comprare e vendere casa, uno dei momenti più delicati della vita di ognuno di noi. Acquistare casa stimola tutta una serie di scelte virtuose, educa al sacrificio, sottolinea l'importanza della stabilità per una serena programmazione del futuro. Una recente ricerca ha stabilito che il termine casa è in assoluto uno dei termini più utilizzati nel linguaggio comune verbale in Italia ed è anche uno dei primi 20 sostantivi che un bambino apprende associandolo a concetti quali protezione, calore, sicurezza. Ecco, questa ricerca evidenzia non solo l'importanza e la valenza economica del settore in cui noi operiamo, ma anche l'importanza e la valenza sociale e valoriale, settore che oltre a essere trainante per l'economia del nostro paese assume da sempre un ruolo fondamentale per la stabilità e il benessere del nucleo centrale della nostra società, che è la famiglia. Meritava allora questo settore di essere così trascurato, vessato, umiliato in questi anni? Meritava forse di essere bersaglio immobile per sua stessa natura di una tassazione cresciuta negli ultimi 5 anni del 200%, divenendo non solo la più alta d'Europa, ma la più alta tra i paesi dell'OCSE? Beh, sicuramente la risposta è a tutti noi ben chiara e definita, ma se a ciò noi associamo anche una totale confusione e incertezza circa la determinazione della reale effettiva tassazione sull'immobile, capiamo bene come tutto ciò abbia alimentato e continui ad alimentare quel clima di sfiducia, di disorientamento e di disaffezione per chi si approccia all'acquisto della proprietà immobiliare. La regione che federativamente rappresento, che come molti di voi sanno è la regione Emilia-Romagna, è un territorio storicamente ricco, dove mediamente la ricchezza è ben distribuita e caratterizzato da una forte coesione sociale. Ebbene, anche nelle nostre 9 province la crisi si è fatta sentire in maniera devastante. Sono oltre 35.000 i posti di lavoro persi negli ultimi 5 anni, ovviamente nel nostro comparto immobiliare edilizio. Sono oltre 2.000 le aziende che hanno chiuso i battenti e il numero delle compravendite immobiliari dal 2008 a oggi è crollato da 72.000 compravendite a poco meno di 20.000 compravendite annue. A ciò si aggiunge un quadro politico e normativo irrisolto, dove si alimentano e prosperano illegalità e abusivismo, che sono fenomeni pericolosi che stiamo attivamente cercando di contrastare anche attraverso la sottoscrizione di protocolli di intesa territoriali con associazioni di categorie, molte delle quali oggi presenti, associazione dei consumatori su tutte Adiconsum, con Guardia di Finanza e Camera di Commercio. Tutto questo scenario non ha fatto altro che contribuire a far perdere a tutti noi, operatori e cittadini, quei valori che sono alla base del nostro vivere quotidiano, ovvero la stabilità, la serenità, la tranquillità, le nostre certezze. E io dico, è per tutti questi motivi che noi chiediamo con forza, con estremo rispetto, ma con altrettanta fermezza, chiediamo alla politica, ovvero a chi ci rappresenta, di non rinviare più decisioni al riguardo e di deliberare provvedimenti concreti che possano fattivamente contribuire alla ripresa del mercato immobiliare. Su tutti... Grazie. Grazie. Su tutti... Chiediamo una riduzione concreta della pressione fiscale attraverso l'eliminazione di ogni forma di tassazione di natura patrimoniale. Chiediamo certezza della fiscalità immobiliare attraverso l'adozione di una tassa unica sulla casa, elemento questo strategico. Grazie. Una tassa semplice e chiara, questo elemento strategico, perché la mancanza del quale ha fatto sì che negli ultimi anni molti dei nostri connazionali hanno investito all'estero, portando al di fuori del nostro paese ricchezza, impresa e quindi futuro. Concludo. Penso che ognuno di noi debba fare la propria parte, o meglio debba farsi carico della responsabilità di fare fino in fondo la propria parte, e noi di FIAIP faremo la nostra di parte come abbiamo fatto in tutti questi anni e chiediamo alla migliore politica di fare la propria di parte, aiutandoci a costruire questo sereno e speriamo lungo, nuovo e luminoso percorso, offrendo a tutti noi e all'Italia intera risposte certe in tempi certi. Grazie per l'attenzione.